Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Senza il Giro di Parole, io sono Tatsuna. E io sono Biazzaco. Eccoci qua, siamo tornati con Bagnami e facciamo il video che ci hanno anche un po' chiesto. Allora, prima di tutto ricordatevi di iscrivervi, amici miei, perché è importante, seguiteci su Instagram, su Threads, su tutti i social, fateci questo piacere e consigliate il canale ai vostri cari amici, anche perché poi oggi si parla di questo caro giocatore di cui ci avete chiesto in tanti, nome caldo, anche quello che sta titillando un po' di più le papille gustative dei nostri amici. La fotografia su Instagram criptica che tutti quanti sono finiti pazzi. Non ne so niente, me lo dovrai spiegare. Non sai niente, sì. Infatti che hanno, allora, hanno postato una foto di buon anno, buon 2024, con questa immagine da dietro che c'è il numero 24 che sembra Samardzic con la maglia del Napoli di spalla. L'ha fatto il Napoli questa cosa su, però cioè, è molto forzata come cosa, sì. Effettivamente una somiglianza c'è, però è molto forzata, anche perché non mi sembra ancora chiusa la trattativa, quindi non mi pare caso prendere per il culo così, anche perché il momento non mi sembra proprio. Eh sì, sarebbe una dell'ennesima inculata della stagione. Però a me puzza un po' di quella cosa di quel treno per Yuma, il famoso post per James. Però dimmi Biazza, Lazar Samardzic, ne parlavamo già l'anno scorso, perché ormai da tempo che si parla di questo giocatore, dovrebbe venire al Napoli. Tu che ne pensi? Allora, del giocatore in sé per sé, quindi se lo dobbiamo considerare preso così, sì, singolarmente, e non messo in un contesto squadra. Noi ne parlammo già nel video analisi, se volete andatevelo a recuperare, di Lazar Samardzic. È un giocatore che c'ha molto talento inespresso, lo si è visto già con l'Udinese, anche perché è stato utilizzato con il contagocce la scorsa stagione e ha fatto vedere tante cose. Quest'anno è stato utilizzato un pochino di più, ma si vede che ancora ha del talento inespresso, quindi stiamo parlando di un giocatore che ha fisico, ha tecnica, è un simile Fabian Ruiz, solo diverso in alcune caratteristiche, mentre Fabian è un giocatore più bello a livello di pensiero calcistico, cioè lui era praticamente perfetto nelle giocate e nelle traiettorie che riusciva a disegnare. Invece Samardzic è un pochino più giocatore da incursione, cioè lui ce le ha comunque delle giocate simili a Fabian Ruiz, solo che avendo un pochino più di dimestichezza palla al piede, dovuto al fatto che c'è un pochino più di esplosività e velocità, riesce ad insinuarsi un pochino più bene rispetto a Fabian, e quindi c'ha delle caratteristiche diverse, c'è il tiro da fuori, tira le punizioni, e l'abbiamo visto con il Napoli, ha fatto 2 gol allucinante, anche quest'anno ne ho fatto uno che aveva un sapore diverso. E quindi è un giocatore che preso singolarmente piace, poi ovvio messo nel contesto Napoli dobbiamo considerare tante cose. Io, come ho già detto in vecchi video, qualsiasi acquisto che facciamo deve essere sempre sensato, perché alla fine sulla carta quasi tutti i giocatori che prendiamo sono forti e di talento. Lo stesso Lindstrom è un giocatore molto forte, ma la fine che ha fatto a Napoli è imbarazzante, anche perché se tu compri un giocatore, anche se è forte, non lo fai giocare, a sto punto non comprarlo proprio. Quindi il mio dubbio è: Samardzic mi piace, sì, è fortissimo, c'ha talento, preso in questo momento magari ha delle cifre pure normali, è un affare, però se con Anghissà, Zielinski e Lobotka, Anghissà andrà in Coppa d'Africa, quindi ci avrà questo mese a disposizione, ma quando la rosa è al completo, e io devo dire, comunque il centrocampo Lobotka, Anghissà e Zielinski, con Samardzic seduto in panchina, io preferisco che questi soldi vengano spesi in altro modo. È come biasimarti, io ho fatto un discorso simile proprio per Mazzocchi, cioè ho detto ragazzi il video sarcastico è stato fatto proprio perché io devo parlare di un giocatore che poi non vedremo mai, è come se vi stessi prendendo per il culo, e questo è il problema. Peraltro Samardzic potrebbe rassomigliare, per base a come andrà la sua carriera qualora dovesse venire effettivamente a Napoli, ad Elmas, cioè un giocatore che poi tu non trovi mai la sua collocazione, te lo tieni anche per un po' di anni, però poi dopo un po' lo devi cedere perché non sai più che cosa farci, perché attenzione, noi abbiamo Transfermarkt che ci dice che fa il centrocampista centrale, in realtà Samardzic nell'Udinese gioca in un centrocampo a 5 quasi esclusivamente, a fa il trequartista, quindi
è difficile immaginare che farà proprio proprio quello che combina Zielinski nel 4-3-3 come mezzala sinistra, anche perché non ha la stessa lettura degli spazi di Piotr, è molto più un giocatore che punta alla spettacolarizzazione, è anche per questo che è diventato molto popolare in Italia ed è anche per questo che piace, perché è un giocatore quasi uscito da un'epoca diversa. Io non credo che potrà fare quello stesso lavoro, ma non è neanche corretto chiederglielo, perché Samardžić non è Zielinski, non deve fare il lavoro di Zielinski. Però qui casca l'asino, cioè l'allenatore, che in questo caso è Mazzarri, ma varrebbe la stessa cosa se ci fosse stato Spalletti, Garcia. Mazzarri è disposto a rinunciare a Zielinski, che praticamente è quasi certo partente, per mettere Samardžić? Perché questo deve essere il punto. E poi noi ci possiamo mettere a dissertare quanto vogliamo, amici miei, Samardžić è forte, non è forte, promettente, non è promettente, cosa può dare, cosa non può dare, ma poi se non lo fai giocare non serve a niente. Io credo che siamo tutti d'accordo, e non... veramente voglio trovare qualcuno di voi che non sia d'accordo a riguardo, che Lindstrom sia grande giocatore, nel senso sia forte, o magari non è più forte del mondo, lasciamo da parte questo discorso, è forte, ma non gioca. Quindi non è tanta questione che tu ce l'hai o meno le abilità, che tu rientri nello scacchiere, e se rientri nello scacchiere lo fai da titolare, lo fai da subentrante, lo fai da dodicesimo uomo, lo fai da Zanoli, che gioca solo quando l'emergenza è così tanto assurda che in Coppa Italia dice vabbè mo lo metto a Zanoli. E quella deve essere la cosa che attira il tifoso, perché purtroppo io vedo molti tifosi emozionatissimi, no? Samardžić, Højbjerg, però la realtà è, ma arrivano e giocano? E purtroppo questa è la cosa che dobbiamo valutare. Poi io... come ho detto anche nel video che abbiamo fatto di Samardžić, cioè proprio nello specifico, a me piace tantissimo come giocatore, ma veramente tanto, ho un sacco di riserve nei suoi confronti perché è di un'indolenza, cioè la gente si lamenta di Anguissa perché evidentemente no, poi non conoscono Samardžić in mezzo al campo, se voi state cercando uno che mette la gamba, che si fa quella rincorsa, che fa il pressing come si deve, Samardžić è un po' il giocatore più sbagliato, poi certo a 21 anni si può sempre mettere a posto da questo punto di vista, magari anche una questione di motivazioni, però il giocatore è quello, nel senso ti va a prendere uno che probabilmente in fase di non possesso è piuttosto indolente e in fase di possesso sbaglia molto perché tenta sempre la cosa più difficile, che però è anche ciò che lo rende il giocatore che è, cioè una spina nel fianco costante delle difese avversarie. Però la gente deve essere pronta a capire che se non gioca non è il giocatore che è scarso e forte, è che non gioca, ed è per questo che infatti, non siamo esaltati voi. Ma infatti, cioè, se io avessi la sicurezza che viene Samardžić e gioca un buon minutaggio, io sono pure soddisfatto, perché per quanto mi riguarda il discorso di prima sul giocatore che viene che non ha le caratteristiche di Zielinski oppure di Anguissa, io dico meno male, cioè finalmente, sì. Perché se, uno dei grandi problemi del Napoli di quest'anno è che ci conoscono a memoria, quindi se viene un giocatore che ha delle caratteristiche completamente diverse da Zielinski e Anguissa, quindi se lo metti in quella posizione ti fa un'altra partita, cioè siamo a cavallo. Anche perché il più grande problema del Napoli di quest'anno è proprio il fatto che ci conoscono a memoria, soprattutto al centrocampo le soluzioni sono sempre le stesse, quindi prendere un altro giocatore con le stesse caratteristiche di Zielinski chissà non cambierebbe niente, cioè la musica sarebbe praticamente la stessa. Invece tu, prendendo un giocatore diverso, quindi che ha poco in comune con Zielinski chissà, puoi finalmente uscire dal solito spartito che ormai siamo diventati proprio una barzelletta, ormai veramente sembra che gli avversari hanno lo Sharingan. Sì, partendo dalla premessa che hai fatto tu, quindi sapendo in anticipo che Samardžić non solo arriverà ma giocherà, io mi riterrei anche ultra soddisfatto, perché con tutti i problemi che il giocatore si porta con sé, perché è molto giovane, perché c'ha tutti i problemi che ho descritto prima, sarebbe finalmente l'innesto in questa rosa di un giocatore bravo sui calci piazzati e un bravo rigorista, che ci manca veramente da tanti anni. Anzi, io non sono neanche sicuro che l'abbiamo mai avuto un esperto dei calci piazzati con De Laurentiis, per cui forse molti tifosi non l'hanno mai visto uno specialista dei calci piazzati. Però per dire, c'è tanto di cui essere contenti di questa operazione, ma se poi io devo vedere che Samardžić mi diventa il nuovo Elmas, cioè il giocatore per antonomasia, che sì, ok, gioca, ma non è mai titolare, non può mai spaventare, per così dire, il titolare di riferimento, allora ci troviamo davanti ad un problema grave, perché adesso se ne va Anguissa, e ok, già, è già uno giocherà, che probabilmente però sarà Kajuste, anche purtroppo per questioni di caratteristiche, purtroppo, perché come dici tu sarebbe bene cercare anche un po' di variare, però invece probabilmente si ragiona per slot, no? Cioè lo slot di Anguissa me lo occupa Kajuste, lo slot di Zielinski me lo occupa Samardžić, e così. E però quella sarebbe la cosa importante, proprio cercare una mediazione tra i giocatori, trovare il modo di essere sorprendenti anche per noi stessi, perché uno dei problemi che noi abbiamo riscontrato negli ultimi tempi è che anche i giocatori ormai si impappinano a fare sempre la stessa cosa. Però
Io voglio concludere facendoti un'altra domanda rispetto a Summers, cioè, ovvero, siccome si è parlato anche di altri giocatori, secondo te ci sono degli altri, io ti cito per esempio Højbjerg, cioè se ti dicessero Højbjerg o Samardžić, tu chi troveresti più adatto a questo Napoli, ivi inclusa per la questione gioca o non gioca, cioè secondo te se arriva Samardžić è più probabile che giochi lui rispetto a se venisse Højbjerg oppure il contrario? Secondo me è abbastanza indifferente, cioè per me non è un problema di età, non è un problema di caratteristiche, è proprio che i giocatori davanti nelle gerarchie sono difficilmente scavalcabili nella testa degli allenatori, soprattutto di Mazzarri e anche prima Garcia, ma pure Spalletti non era poi così tanto avvezzo, cioè noi ci siamo gonfiati la bocca con Spalletti che faceva tanto turnover, ma è stato soprattutto nella fase a girone di Champions dove tutto era una novità per lui e stava andando benissimo e quindi lui aveva il coraggio di farlo, ma poi quando ha iniziato a pesare i punti ha stessa formazione a Mies per tutto il campionato. Quindi alla fine sta tutto nel coraggio dell'allenatore, quindi o viene Højbjerg o viene Samardžić, non ci vedo tanta differenza. Anche in termini di cosa ti danno, tu dici? Ma sì, perché secondo me non è il problema di cosa ti danno, cosa non ti danno, cioè alla fine la frase di Mazzarri, Lindstrom nel Francoforte giocava così, devo capire come utilizzarlo, ma... cioè mi lascia praticamente... possono solo cadere le braccia, quindi se uno ti dà qualcosa di diverso da quello che sta facendo, che ha fatto poi il Napoli dell'anno scorso, figurati cosa deve superare per poter vedere un po' di campo. Sì, però io sono d'accordissimo con questa cosa, però la domanda in questo caso la facevo a te, cioè nel senso, secondo te a questo Napoli serve più un Samardžić? Perché Samardžić c'ha tipo il tiro da fuori che ci manca da parecchio tempo, l'imbucata che ci manca da un po' di tempo, quella tipologia di giocatore che in questo momento manca. Invece il danese è un giocatore che sì, ha delle caratteristiche diverse, è un pochino più completo, sembra un mix tra Zielinski e Anguissa, però è meno specialista rispetto al primo. Sì, no, io sono anche d'accordo, perché Højbjerg ti dà anche un certo ordine alla manovra, ma lei a noi abbiamo già lo bot, nel senso che quello lo fa benissimo. È molto preferibile avere uno con estro se gioca, perché se poi non gioca può avere tutto l'estro che vuole, tenere in banchina l'estro, quindi non serve a niente. Ma ballata in banchina. Quindi ragazzi, questo è per noi, come avete potuto vedere probabilmente molte cose che abbiamo detto le abbiamo ripetute dal video di Samardžić, non che ce lo siamo andati a riguardare, ma semplicemente perché è quello che pensiamo del giocatore, che per ora non sembra aver dato chissà quanti segnali di crescita in più, è abbastanza simile all'anno scorso, ma anche perché l'anno scorso teneva 20 anni, ora tiene 21, cioè non è che sia cambiato poi così tanto, però era importante per noi fare questo video, a parte che ce l'avete chiesto, ma poi anche perché sembra che noi non vogliamo esaltarci per gli acquisti, no, è che ormai ne siamo provati dagli anni, cioè sincero, siamo veramente tanto provati dal fatto che ne abbiamo visto passare dei calciatori e non vederli neanche, cioè Berezinski l'anno scorso, ragazzi, è una tristezza, perché per quanto possa non essere all'altezza un giocatore, il fatto che tu lo hai comprato ed è stato restituito in casa base senza neanche vederlo un attimino in campo, se non in quella ridicola partita dove... No, ma a noi invece abbiamo un vizio, cioè vi ricordo, sì, che Lobotka il primo anno era Lindstrom. Cioè, lo sano con Gattuso. Se avessimo seguito l'istinto di tante persone, Lobotka si doveva cancellare subito dopo il primo anno fallimentare che non veniva proprio utilizzato. Ah vabbè, ma Lobotka era gatto. Ah vabbè, allora è tutto a posto. Vabbè. Va bene ragazzi, allora io vi ringrazio per aver guardato questo video, condividetelo come vi ho già detto, inviatelo ai vostri amici, vogliamo sapere cosa ne pensate di Samardžić, cosa ne pensate della nostra analisi, e io vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao ragazzi.